Ciao elefantini, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video con una fantastica maglietta. Sì, la perfezione è veramente noiosa. Ne ho anche un'altra bianca con la scritta nera, con scritto Done is better than perfect. Mio inglese, stiamo avanti. Dunque, questo sarà un microscopico video haul, cioè il video magari sarà lungo, però sarà un piccolo video haul. Ecco, l'haul è proprio piccolo perché è questo pacchettino, quindi dal sito di Eccoverde, niceshops.com. Non so se poi qui no, c'è sempre scritto Nice Shop. Eccoverde non compare mai. Piccolissimo, come potete vedere, sono finiti i tempi in cui facevo gli ordini giganteschi. Una volta da Eccoverde qualche anno fa, se non sbaglio, ho fatto un ordine sui 180 euro, una cosa del genere. Sono finiti quei tempi, sia per motivi economici, diciamocelo, perché stiamo lavorando tutti di meno, ma anche perché effettivamente preferisco comprare di meno, anche perché mi disoriento meno, cioè avendo meno cose, utilizzo una cosa per volta e capisco anche meglio se un prodotto funziona su di me. Quindi andiamo ad aprire questo micro pacchetto, guardate, è proprio piccolissimo, è piccolo piccolo piccolo. Allora, Eccoverde ha l'apertura facilitata sopra, ora non me la fa, comunque la posso far vedere se faccio così, ecco, Eccoverde, ha l'apertura qui questa parte qua che è facilitata se non ricordo male, che è facilitatissima, no, lo apro nella maniera tradizionale, quindi rigando qui con l'unghia che non ho e aprendo da sopra. Ecco, invece adesso è partita la facilitata e si è aperto così. Addirittura questa apertura in realtà non è che facilitata, ci sono le istruzioni, l'ho fatto già vedere in un altro video, perché questo pacchetto è riutilizzabile, cioè se voi volete fare il reso potete praticamente piegarlo così e si richiude, e io ovviamente lo riutilizzerò non per fare il reso perché ho preso delle cose che mi servono e che mi piaceranno sicuramente, ma lo riutilizzerò perché ci posso fare la raccolta carta e tante cose. Là dentro ci sono veramente pochissimi prodotti perché sono tre prodotti essenzialmente, più i campioncini, e qui ho la fattura con i prezzi, così ve lo dico. Allora, io ho approfittato di due offerte. In realtà avrei potuto effettivamente fare un ordine più grande perché c'era lo sconto del 10% la scorsa settimana su tutto il sito. Ora, il 10% non è tantissimo per l'ordine che ho fatto io, perché io ho speso in totale 38,59 euro, quindi forse stavo sui 41-42 euro, avrò avuto 3 euro di sconto. Però effettivamente se uno va a fare insomma, si vuole scafare, come si dice qui a Roma, e si fa una scorta e fa un ordine di 200 euro, effettivamente ai 20 euro di sconto ci escono quei due abbasso, ci escono quei due tre prodotti. Abbasso un po' la TV, se no mi rendo conto che tendo ad urlare e a parlare di corsa perché sono in competizione con la TV, che io la sento. E ci escono quei 20 euro di sconto che possono rappresentare uno o due prodotti gratis, ma non era il mio caso. E vi faccio vedere i campioncini che, se non sbaglio, li avevo scelti perché sono la Domo Solea Toscana, la crema corpo rassodante Lift, perché la volevo provare. È così, ovviamente è campioncino. Questo è l'Inci, anche se non credo che riuscirete a fare il fermo immagine. Di Deledea uno shampoo ristrutturante. Ho scelto di prendere uno shampoo per prendermi cura dei miei capelli dopo che mi hanno tolto i punti in testa, che posso lavarli meglio perché sono stato per 4 giorni senza lavarmi i capelli ed è stata un'esperienza drammatica. E poi dopo l'ho potuti lavare subito, per carità, però non potevo andare. Adesso che non ho più i punti posso farlo tranquillamente. Alla macadamia e mandorla, a me piace tantissimo l'olio di macadamia. E poi della Saponaria ho voluto provare la crema viso idratante aloe vera e argan. È anche carino il campioncino, che è lungo, quindi è molto più. Anzi, li dovrebbero fare tutti così, perché così uno lo apre sopra e col dito. Questi sono sempre, anzi, questo è abbastanza stretto, ma quelli larghi così, no? A me capita sempre di partire da qua e poi di dover fare tutto un movimento laterale con la mano. Questi erano comunque i tre campioncini che ho scelto. Sono sempre molto carini, che ti fanno scegliere i 3, 4, 5, 6 campioncini a seconda di quanto si ordina. Poi, oltre in realtà allo sconto del 10% su tutto il sito, c'era
uno sconto del 20% su tutti i prodotti Domo Sole a Toscana, quindi ne ho approfittato subito. In realtà sono stato tentato di prendere altri prodotti che conoscevo, tipo il detergente viso, però avendo di là un detergente viso ho detto no, e più ho anche il latte detergente che uso la sera, ho detto no, non, no, perché dico, cioè, poi usciamo da questa mia pace interiore in cui ho lo scaffale con quelle poche cose ma buone che mi dà la tranquillità e soprattutto la velocità nei gesti quotidiani. Però ho ripreso assolutamente questo, che è il mio scrub preferito, è il Peeling Maschera Anti-Age viso corpo, ma io lo uso solo per il viso. L'ultima volta l'avevo preso da 50 ml, l'avevo comprato in negozio a una bioprofumeria e costa sugli 11 euro. Da 200 ml conviene decisamente perché costa sui 26 euro. Ma io in realtà l'ho pagato solo 21,60 euro con lo sconto del 20% su questi prodotti. Ovviamente poi non veniva applicato l'ulteriore 10%. Questa è la confezione, non è molto economico come prodotto, lo so, questo è l'Inci, però è un prodotto che dura tantissimo, cioè io utilizzandolo come scrub per il viso dura tantissimo perché quell'altro l'avevo comprato. Se non mi sbaglio, l'avevo preso a febbraio e mi è durato fino all'estate, quindi mi è durato tipo 6 mesi. Quindi questo da 200 ml credo che mi durerà tutto il pavo, che è 9 mesi, anzi forse dovrò darmi da fare perché secondo me mi durerà un anno. È così, ha una buona profumazione, ora non lo apro, però ha una profumazione molto fresca, dentro c'è il tea tree oil, se non ricordo male, rosmarino e... Ricordo male, vediamo un po'. Estratto di foglie d'olivo, granuli di albicocca, burro di karité, quindi anche molto poi, diciamo che lascia la pelle non disastrata, scrabbata, secca, ma la lascia anche in qualche modo tonificata. Miele, gli oli essenziali sono di eucalipto e di rosmarino. Tea tree oil, non so dove me lo sono sognato, so perché mi ero convinto che avesse il tea tree oil. Vabbè, ce lo possiamo aggiungere noi, ma non è un problema. Per me questo è il miglior, per me, per la mia pelle, è il miglior scrub. Io l'ho provato già qualche anno fa, l'anno scorso l'ho ripreso al volo al negozio perché lo volevo e mi serviva. Quando io ho questo, utilizzo solo questo. Ogni tanto magari mi faccio lo scrub a casa con limone, olio e sale, per dire, no? Che però è un po' più greve come scrub. Questo qui è fantastico, riesco a usarlo anche sul lavandino perché è uno scrub che non sporca, non va in giro. Di solito preferisco usarlo sotto la doccia, oppure prima della doccia, lavandomi il viso prima della doccia, perché questo va benissimo anche lasciato in posa. C'è scritto di utilizzarlo con movimenti circolari per 1-2 minuti e poi risciacquare, ma io magari lo utilizzo, cerco di stare quel minuto, minuto e mezzo e poi lo lascio anche in posa proprio perché ci sono degli ingredienti che tonificano anche la pelle, quindi super super consigliato. Poi avevo tutto a casa tranne un olio per il corpo perché ho finito gli oli per il corpo ed era un po' che, questo infatti me li hanno mandati, loro confezionano così quando ci sono delle bottigliette di vetro, era un po' che volevo acquistare l'olio alla centella, questi di farfalla. Io di farfalla ho già preso l'olio di rosa moschetta e mi ero trovato benissimo, sono fatti bene questi prodotti, cioè arrivano poi in condizioni ottime. Questo qui è tutto scritto in tedesco, ovviamente, extra flege, bioflegerol e così via, rigenerante, è quello alla centella e se non sbaglio è proprio, cioè ha una base di olio di semi di girasole e poi c'è questa centella asiatica col tocoferolo, scusate, perché ovviamente non è che si può fare un olio solo di centella, forse esistono, non lo so. Comunque ho guardato sul sito ed è quello proprio che cercavo io perché è specifico per il rassodamento dei tessuti, quindi è buono contro le smagliature, quindi non serve solo per esempio per la cellulite, ma anche contro le smagliature perché sembra che riattiva la circolazione, la microcircolazione e quindi anche la riparazione dei tessuti. Io cerco sempre qualcosa contro le smagliature perché per lo sport qualche smagliaturina c'è, io poi prendo poco sole quindi si vedono sempre, non riesco mai a camuffarle. Anche se devo dire che negli anni l'aspetto è migliorato utilizzando queste cose, alcune secondo me sono pure sparite. E questa è la prima volta che lo utilizzo, spero che non mi faccia reazioni strane.
E ci sono varie ricette che si possono fare utilizzando quest'olio insieme all'olio di rosa moschetta, insieme ad altri oli più delicati, insieme ad altri oli essenziali, ma io lo utilizzerò così mischiandolo con un po' di crema in quei punti dove voglio andare ad agire in maniera più forte, quindi di solito i glutei, l'interno coscia, l'interno delle braccia, anche se lì non ce l'ho, però sono zone che sono soggette a stiramenti particolari, la pancia, queste cose così. E oltretutto ho preso proprio questo perché volevo un prodotto unico, sia per fare questo discorso delle smagliature, che essendo da 30 ml penso mi durerà per tutto l'inverno perché io ne uso proprio pochissime gocce. Vediamo anche, anzi lo apriamo insieme così vediamo com'è il dosatore, ma questi hanno i dosatori grandi, sì, infatti dovrò stare molto attento, io credo che lo in qualche modo cerco di metterlo in una confezione più piccola. Non ha, ha un odore, una profumazione quasi impercettibile. Mi ricorda un po'. Non mi dovrebbe fare cattive reazioni. Scusate, sto facendo un po' di confusione perché io della Cadia avevo già preso un olio alla centella che aveva vari ingredienti che è fantastico e ve lo consiglio. Che però ha una profumazione che sa di erba, cioè di erba tipo l'erba quella che brucano le caprette. E quindi è un po' difficile, cioè non lo prendo sempre. Allora ho preferito prendere questo e per fortuna si percepisce questa profumazione, ma alla lontana. Si vede che è proprio la centella che sa di erba. E vi dicevo che volevo prendere un prodotto unico sia per le smagliature ma anche per le cicatrici che adesso ho io ogni volta che mi tolgo qualcosa dalla pelle, poi dopo cerco di curare per un mesetto le cicatrici con olio di mandorle, con l'olio essenziale di lavanda per fare in modo che si riprendano subito. La dermatologa di solito cerca di darmi dei prodotti, l'ultima volta l'avevo preso uno, ma poi cioè, mi sono reso conto che dall'inizio non ne valeva la pena, dei prodotti di farmacia che dovrebbero aiutare la rigenerazione, però sono essenzialmente prodotti che contengono siliconi e poi qualcosa di acido ialuronico, cioè faccio prima a mettermi la crema dei provenzali all'argan che dentro c'è l'acido ialuronico e l'olio di argan, cioè. Quindi questo lo userò anche per le cicatrici con molta attenzione, potrò iniziare a utilizzarlo tra qualche giorno perché bisogna aspettare che le cicatrici siano un po' più secche. E insieme ho preso anche l'olio essenziale di Neroli, in abbinamento a questo perché l'olio essenziale di Neroli è indicato proprio per il trattamento delle smagliature e per il rassodamento dei tessuti. Mi sto spaventando, ho paura che quest'inverno caschi qualcosa. Vi devo dire i prezzi oltretutto. Questo l'ho pagato 11,89 euro. Già scontato? No, da scontare, quindi scontato l'avrò pagato meno di 11 euro. L'olio essenziale viene 6,99 euro, quindi scontato l'ho pagato, ecco, 6,30 euro, diciamo. E ho preso il Neroli, in realtà vengono indicati anche tanti altri oli essenziali, tipo lavanda, limone, eucalipto, però quelli li conosco. Il Neroli mi sembra di non averlo mai preso e dovrebbe avere. Ah, buonissimo, sì, infatti, perché dovrebbe avere questo retrogusto di. Non di arancio, di fiori d'arancio e ha proprio quella profumazione che a me piace tantissimo. Tant'è vero, Bottega Verde tanti anni fa faceva il bagnoschiuma fiori d'arancio che non era particolarmente idratante, però aveva questa profumazione meravigliosa. Buono, mi piace molto. Dice oltretutto è anche antistress e antidepressione, visto che d'inverno insomma l'umore va un po' giù per la mancanza di luce e quindi lo userò in abbinata con questo. Ora devo pensare se trovo di là una confezione piccola, trasferire un po' di olio di centella in una confezione più piccola, così lo conservo meglio e poi ci metto direttamente le gocce di questo olio essenziale, oppure se combinarle al momento all'uscita della doccia, che insomma già diventa un disastro, anche perché poi in viaggio magari mi conviene portarmi una sola boccettina, quindi mi devo armare, devo andare a vedere di là nell'armamentario che cosa, perché io conservo sempre un po' di confezioni, di boccette, di plastica, eccetera, eccetera. E niente, ragazzi, quindi in totale vi faccio vedere, insomma, questa è stata la mia spesa.
che è stata questa qui. Come vedete, ho avuto questo sconto di 1,89 euro, proprio perché c'era questo 10% di sconto, però solo sui prodotti già non scontati, cioè questo qui non mi è stato scontato perché già aveva il 20%, quindi diciamo che 18,90. Infatti, se noi sì, se facciamo 11,80, questi due praticamente da 18,90 mi hanno tolto quei 2 euro. Vabbè, fa sempre piacere, ma soprattutto questo qui da 26 averlo pagato 26,90, mi sembra averlo pagato 21, mi fa tanto tanto piacere e sono contento di aver preso la confezione grande perché mi durerà tantissimo. Questo oltretutto è comodo perché io questo qua io ho le confezioncine, quelle piccole di creme, quelle sapete che si prendono nei negozi, kit da viaggio, anche quando avevo la confezione piccola, per non portarmela tutta in viaggio, ne mettevo un po' là e avevo quelle 2-3 dosi che mi facevano molto comodo. Quindi vai così. E niente, ragazzi, questo era il mio mini mini haul, così adesso il mio necessaire, beauty necessaire di là è completo, non devo comprare più niente, quindi ci vediamo tra 6 mesi. No, scherzo. Ci vediamo presto con un nuovo video. Grazie per avermi fatto compagnia. Buona serata, ciao.